caverne di Alcatraz. La madonna, i riti satanici si facevano qua sotto. Porca troia, è un livello di Super Mario questo. I livelli finali dove incontri Bowser. Scusami un attimo, ma giusto per capirci. Ah, ok, non sprofonda nella lava, perfetto, che era quello che mi serviva a sapere. L'importante era quello, perché se cadevamo nella lava non aveva senso. Calmo, allora. Allora, probabilmente questo livello te lo puoi fare. Non ha saltato lui, eh. Dicevo, te lo puoi fare tranquillamente anche solo col gallo, sai? Ma non si è aggrappato. Senza stare lì a fare tutti i salti sulle varie rocce. Però, arrivato a questo punto. Fermi un attimo. What the? Che cosa abbiamo qui? Un forziere. Speriamo che la carta sia buona. Speriamo non sia una cagata. Eccoci qua. Attento, Jakey. Ecco qua. Carta buona? Sì, è la ranocchia dell'altra volta. Xianfeng. Ok, possiamo tornare alla nostra missione. E qui abbiamo la porta del maiale. Allora, calmi un attimo. Ecco qua, grazie. Dobbiamo trasformarci in scimmia. Immagino che se c'è qualche bastone possiamo usarlo, ma... voglio evitare di continuare a chiedermi domande. Allora, dov'è la scimmia? Grazie. Ma posso saltare dal muro? No, a quanto pare la scimmia non salta. La scimmia nuda canta. No, dove vai? Oh, la telecamera. Cacchio, dobbiamo andare da questa parte. Ma quanto è lenta, mamma mia. Eccoci qua. Ma... ah, ma possiamo saltare con la scimmia. Ah, allora aspetta. Allora, non possiamo parlare con l'amico quando siamo trasformati. Però possiamo arrivare dall'altra parte. Calmo, calmo. Scendi? Ok. Da questa parte. Bravo. Ecco, fatto. Grazie. Altra carta. Guarda, lo immaginavo. Onestamente non mi aspettavo diversamente. Dici che ci arrivo? Guarda, non voglio neanche rischiarla. Stavo chiedendo, chissà se ci arrivo con un salto. Evitiamo, evitiamo, perché sennò mi devo rifare tutto il percorso. Trasformiamoci, ecco qua, e salviamo. Ok, sappiamo già anche chi è il nostro prossimo avversario. Dicevo, ci serve quindi il talismano del maiale. Ed immagino che questo sia qui per un motivo. Ok, io posso saltare con questo, sì. Ok, calmo. Fai attenzione. Ecco qua. Ok. Ui. Da dove siete apparsi che era tutto buio? Ecco qua. Fermo lì. Perfetto. Ce n'è ancora uno? No. Abbiamo... posso fare un mazzo. Quello è del drago? Posso fare un mazzo solo di Shadow Khan. Il talismano del drago. Questo invece è Pericarpo di Loto. Il talismano del drago. Attacco magico da 6 contro tutti i nemici. È come le carte... aspetta, esatto. È come le carte rosse in Magic. È un danno istantaneo al nemico. Ecco qua. Io continuo ad attaccare col bastone. Fa un sacco di male. Ok, dove siamo? Ah, siamo da un'altra parte, credo. Ma spero sia la parte giusta, almeno. Scusa un attimo. È uscito un punto esclamativo. Che cos'era? Vabbè, non importa. Oh, calmo. Ok. Eccoci qua, perfetto. Grazie. Perfetto, a posto. Dove siamo? Aiuto. Sono una scimmia, non mi menate, non mi menate. Per favore. Ok, allora, ora possiamo pensarci. No. Allora. Perfetto. Dai. Ecco qua. Che poi l'ho scoperto dopo, perché me l'avete detto voi,
che lui, per ucciderlo, dobbiamo solo colpirlo da dietro. Quindi dobbiamo proprio farlo girare nel momento in cui perde il casco e poi attaccarlo. Ecco fatto. Fatto, grazie. Chissà che cosa dobbiamo fare qui. Ah no, ammetto che pensavo avrei dovuto colpirlo. Eccolo qui, l'amuleto del maiale sotto Alcatraz, per qualche arcana ragione. L'amuleto del maiale. A cosa servirà mai questo amuleto? Il talismano del maiale permette al suo possessore di emettere potenti vampate di calore dagli occhi. L'attinenza? Scusami, l'attinenza con questa cosa qual è? Ah! Ok. Laser high. Ma posso usarla anche contro i nemici? Madonna mia, basta con ste carte. Ma posso usarla anche contro i nemici? Normali? Allora, prima voglio arrivare a quella cesta. Jackie, però, dai. Oh, però morire è un buon metodo per ricaricarti l'energia. Scherzaci, però, cavolo. Ecco fatto. Il gioco non ha grandi picchi di difficoltà, eh. Però... Quanto fai tu? Però è bello, cioè onestamente è un buon gioco. 9-1-8. Vabbè, ci sta. Sicuramente in questo gioco sono più avvantaggiate le carte più equilibrate che quelle che fanno un solo tipo di danno. Vabbè, qua è caduto lui. Ecco qua. Posso passare? No, ecco fatto. E ora? Perché sali sul legno? Avanziamo. Ci sarà ancora il tizio diavolo? Sbrigatevi. Attivate la scatola di Panku. Non voglio restare un secondo in più in questo posto schifoso e dimenticato da Dio. Vabbè. Subito, capo. Ci penso io. Ciao. Sono il ranocchione. Ah, tempismo perfetto. Permettimi di presentarti il demone Chao Feng. Non è un demone qualunque. È il demone. Il modello con quegli occhi è orribile. Ok, allora, ti presento il demone del vento. Oh no, hanno chiuso la via. Sai, anch'io soffrivo di aerofagia un tempo, ma poi ho scoperto dei farmaci davvero efficaci. Posso raccomandarti un prodotto che... Vamo, chi è questo imbecille? Questo coglione! Ciao. Ah, l'archeologo ficcanaso di cui Shendu parla così male. In carne ed ossa. Mettiti al lavoro. Libera i miei fratelli e le mie sorelle. Farò in modo che Jackie Chan non ti crei più problemi. Certo! Subito, guarda. Allora, come dobbiamo combatterlo, il fra? Il demone del vento, sì, come però? Immagino che debba usare il talismano nuovo. Dio mio, ma... Quanto consuma? Ah! Ho capito, aspetta. Fatto. Dobbiamo lanciare gli sassi e poi colpirlo. Ho capito. Dai, bello. Di qua. Ok, porca. E a quanto pare il maiale in realtà non serve a nulla, quindi... Ecco fatto, ricarichiamoci un pochino. Grazie. Ok, calmo. Prendilo. E in realtà è stato più semplice dell'altro. Jade, cosa ci fai ancora qui? Ti avevo detto. Ho chiamato l'altro zio! Ma l'ho fatto, Jackie! Jade è venuto esatto. A chiamare lo zietto. Tirati indietro, Jackie. Oh, mo, bye, qui. No! Grazie, Jade. Grazie, zio. Grazie, zio. Stranezze nello spazio. Cosa fa? Buongiorno, zio.
Lo è stato, un buon giorno. Ma adesso sono le 3 del pomeriggio. Vabbè. Cosa? Perché non mi hai svegliato prima? Lo zietto è stato contattato dal capitano Black. Ha un'altra importante missione da affidarti. Che novità! E vuole che tu sia ben riposato. Questa faccenda non mi piace. Andrò subito da lui. Un'altra cosa! Vai a fare compere! Sì, zio. C'è un'altra asta a North Beach. Vacci e compra il vassoio antico per lo zietto. Quanti soldi mi dai? D'accordo. Ah, niente. Ah, ok, no, stavolta non ce l'ha detto, ma ce li ha dati. Ok, dammi un attimo, andiamo di sopra e andiamo ad allenarci con lo zietto. Però ho bisogno di energia, aspetta un attimo, zio. Scusa un attimo, quelle spade posso usarle? Posso usare le spade, yes. Grazie, zio. Però non posso parlargli mentre ho la spada. Ottimo. Usciamo, andiamo a trovare qualche oggetto da rompere. Ci carichiamo un pochino, rientriamo, che così possiamo usare il mio bellissimo amuleto del coniglio. Oh, fermo un attimo, fermo un attimo. Ho visto una cosa. Tra l'altro non avevo mai fatto la discesa così. C'è una cesta qua dietro. Ok, ecco fatto. La carta dello zietto. D'accordo, vediamo lo zietto com'è messo. 3, 9, 6. Vabbè, abbastanza buono. Spero che ci aumenti l'energia e non la salute. Jackie, vuoi esercitarti nella lotta? Questa volta la sfida è più difficile. Beh. Le regole sono uguali. Sconfiggi gli Shadowkan e avrai una ricompensa. Vai! Sì, zio. Ecco fatto. Ecco qua. Ecco fatto. Vinto. Aspetta. Ancora uno? No. Facile. Ah, mi ha aumentato la salute, cavolo. Peccato. Io intanto con sta spada. Posso scendere con la spada? Sì, ma non me la fa vedere. E non ce l'ho più.